Benvenuti in questa sessione, una sessione che ho registrato stamattina intorno alle 8:30. Ho appena finito di sentire perché c'è urgenza in questa sessione, perché ci sono cose terrene. Chiedo scusa agli altri, ma esco con questa sessione appunto per questo. Ci sono cose serie in ballo che sono terrene, quindi questa sessione la chiede Donatella per Gianfranco, per gli amici detto Franco. Lo chiamano Franco per abbreviare e lo chiamerò anch'io Franco. Adesso andiamo a schermo intero, andiamo a sentire che cosa ci dice Franco. Partiamo con un'altra sessione. Partiamo con Donatella chiede del suo papà Gianfranco, detto Franco. Allora, va bene, se è possibile, Gianfranco, detto Franco, sei qui? Dice basso basso, sì, ok, casa. Tocca lì, una guida mi dice di toccare sicuramente l'amplificatore per modulare i fonemi, così scaricare l'energia e cercare di manipolare i fonemi a suo piacimento, visto che comunque non è avvezzo, alla metafonia. E così impara subito, visto che è stato chiamato. Mi dice che è vicino a me. Vicino a me, sta lì, cioè è con me. Ricordo che non riesco a sentire tutte le interazioni. Mi pare di aver capito che ci sei. Qui c'è una VP e dice qui. Allora, Gianfranco, ti chiamo Franco, non sei un amico. Mi ha chiesto il contatto tua figlia, Donatella, parlato un po' con lei e ho visto che è una donna molto forte e sta combattendo per una determinata cosa e quindi ti fa una domanda molto particolare. Vorrei, se è possibile, chiedere a papà se le mie sensazioni sono reali. Ora no. Dice ora no, Ora e adesso spiego un po'. Ora no, le tue sensazioni non sono reali perché comunque ovviamente la perdita del tuo caro papà è già una cosa dura da affrontare. Poi quello che ti sta succedendo è una cosa molto più dura da affrontare e ti dice che queste sensazioni che tu hai sono annebbiate da un qualcosa, dolore, rabbia. E lo capisco benissimo. E il tuo papà gli dice: ora no, non sei lucida. Magari più avanti capirai determinate situazioni. So che è difficile, però il tuo papà ti dice questo: ora no. E infatti ti dice: deve arrivare il tempo che tu smaltisci, soprattutto la perdita. E poi tutto quello che è successo. Poi vabbè, arriva un'altra anima che si chiede dove sei ad Agnese, e Agnese risponde: sono qui. E però dopo arriva subito ancora una risposta del tuo papà che ti fa capire una cosa molto fondamentale. L'odio, sì, è qui oltre alla perdita. Il sentimento di dolore, la rabbia e c'è anche odio. Capisco benissimo il tuo odio e quindi ci vorrà del tempo che ti passeranno queste tue sensazioni, questo tuo stato emotivo, ecco, insomma. Però il tuo papà dice una cosa molto bella. Buongiorno,
votare Dio, cioè affidati a Papa Dio, perché Papa Dio lui vede e provvede. Quindi affidati a Dio e non tirare odio, lascia andare l'odio e tutti quei sentimenti che comunque tu hai adesso in questo momento. Poi ti chiede se tutto quello che sto facendo va bene. E ti risponde: veleno, cioè non ti fa bene, ti crea ancora più uno stato emotivo di odio, di rabbia, eccetera, eccetera. È veleno per te, è veleno per i tuoi familiari, è veleno per anche la tua anima. Allora, le mie guide dicono che il tuo papà è con loro, è con noi qui. E poi dice una cosa fondamentale, il tuo papà. Leggi lì, fallire le leggi, le nostre leggi, non vanno bene. Falliranno, fallire, cioè quello che tu vuoi fare fallisci. Quindi c'è da dire questa cosa, che le leggi di qui ovviamente hanno delle problematiche, ma le leggi dall'altra parte non ci sono queste problematiche, tutto avrà il suo tempo, tutto avrà la sua soluzione migliore, e difatti un'altra cosa esce Gesù, uscire Gesù, s'affaccia in questa sessione Gesù esce e ti dice: non ti preoccupare, perché comunque il tuo papà sta bene e non ti, cioè stai serena, ecco. E ti dice una cosa molto importante: esempio lì, quello che è successo a me è stato ovviamente una problematica terrena, una problematica di leggi, e quindi anche se un esempio purtroppo negativo, brutto e ti ha causato dolore, è un esempio lampante di quello che comunque c'è qui. E dice: bene, cioè capisci bene che cosa ti sto dicendo. Va bene, ti chiede se hai bisogno di qualcosa, se stai bene, e dice che gli manchi tanto. Bene, dice che sta bene. Bene. Ora no, sto bene. E adesso dice una cosa particolare che forse, sicuramente ti farà capire qualcosa, nel senso. Parla di noci, le noci. Si è bloccato il software. Ma che? Ok. Andiamo indietro, va. Ti dice: ora no, le noci. Che molto probabilmente forse lo sei tu, o magari lui gli piacevano le noci, non so. E poi: studio, isolotto. Allora è in un piano astrale molto bello, in un isolotto, non so se a lui piaceva il mare o l'isola, qualcosa di questo genere, però anche a molti mi è già capitato che comunque chi al lago, chi in montagna, chi in un'isola, lui sta lì tranquillo e studia. E poi dice: bere sofà. Lui in un isolotto studia, si mette sul sofà e beve, non so che bevanda, berrà, acqua, non so. E dice: felice, parla lì. È felice, parla lì, cioè parla qui, in metafonia, lui. È sereno e tranquillo. E poi gli dice: davvero io sono qui, te lo dice Pio. Pio è una mia guida e quindi ti dice che è il tuo papà. E dicono che sono venuti in sei questa mattina, e dicono, lo sanno, cioè sanno che comunque
ci sono sempre svariate anime che comunque quando faccio la sessione sono in tanti, ecco. E stamattina sono in 6, ho registrato per 3 persone e c'erano altri 3 imbucati, oltre alle mie guide, eccetera, eccetera, che comunque sentiremo nelle prossime sessioni. Adesso ti do ancora altre 2 possibilità. Una è ti chiedo se sei nella luce. Questo è un EVP dove c'è una guida che gli dice: tu vai, questo è un EVP di classe B, perché mancherebbe ancora un timbro un po' più forte e sarebbe di classe A, però questo è già un buon EVP di classe B, che dice un'anima, dice sicuramente è una mia guida che dice: tu vai. E qua adesso ti dice una cosa: mese sano. Allora andiamo avanti così, aspetta un attimo. Allora ti dice: mese sano, lo giuro. Allora praticamente lui è un mesetto, secondo lui è un mesetto che comunque non ha più quella problematica del corpo, nel senso che tu sai come è passato di là, il perché è passato di là. Adesso il suo corpo eterico è sano, è da un mese che è sano, e ti dice: lo giuro, ma che lo sto giurando. E poi adesso andiamo avanti. Occhi, che begli occhi hai! Ti fa un bellissimo complimento, che penso che comunque questo complimento te lo faceva anche in vita, e per farti capire che lui, almeno io penso, sicuramente sia così. E anche qui dice: parla padre, nel senso che magari tu, non so se lo chiamavi papà o padre, o lui si voleva farsi chiamare padre, qua dice così per farti capire che è lui. Va bene? E vuoi mandare un messaggio a Donatella? Dice: sereno. E qui lui si accorge che io avevo una lista e ti ho spostato, che non me ne vogliono gli altri, perché come ho detto all'inizio del video c'è una problematica terrena, e quindi ho preferito registrare stamattina, sentire subito la traccia e uscire già oggi, se no uscivo o sabato o domenica prossima, per te sarebbe stato problematica la cosa. Quindi alla fine il tuo papà ti sta chiedendo di lasciare perdere quello che stai facendo, perché ti porterà solamente negatività, odio, dolore, eccetera eccetera. Che poi ci sono leggi terrene e poi ci sono leggi spirituali, che sono davvero diverse. Di là funzionano, qua no. E comunque lui si accorge che c'era una lista e dice che è sereno, e comunque c'è una lista, io l'ho messo in cima alla lista, difatti ho fatto il primo contatto e sto uscendo subito col video. E poi sicuramente tu gli avrai detto una frase, questa non la spiego perché non posso spiegarla, che tu gli hai detto a righe, non so che cosa, però molto probabilmente qua ti vuole far sapere un particolare. E qua adesso c'è un'interazione molto bella. Adesso ti spiego queste 4 parole. È venuta su. Ero là. Era luce. T'aiuto. Allora, molto probabilmente tu hai sognato, o ti ricordi o non ti ricordi. Magari hai sognato un sogno bello e che ti ha reso, ti ha sollevato un po' della questione problematica, e lui ti dice adesso, non so se ti ricordi, perché tante volte noi sogniamo e non ci ricordiamo. Allora tu hai sicuramente sognato, sei andata su nella luce, lui ti ha incontrato, ti ha visto che era lì, e adesso ti dice che ti aiuto, cioè sono un'anima che sta bene, sono nella luce,
le mie problematiche terrene le ho lasciate, come quando ho lasciato il corpo qui, il mio corpo eterico è guarito, io sono contento, sono nell'isola, faccio le mie cose, studio, bevo e vi siete incontrati, adesso non so se ti ricordi o meno, però lui comunque ti dice che ti aiuta. E mi raccomando, fate parlare solo Franco, Gianfranco. Franco, ti do un'altra possibilità, se vuoi mandare ancora un ultimo saluto a Donatella, una donna molto forte, combattiva, ne ha passate tante. E ti ringrazio in anticipo per la conversazione che stiamo avendo. Non so chi sia questo Enzo. Dice che Enzo si arrabbia, non so se è un tuo parente o un tuo familiare, un cugino, un fratello, non so. Però dice che questo Enzo si arrabbia e non va bene. E qua non so chi è, perché qui dice qui Montero. Dove sei? Qua dice qui Montero, io sono Montero, sarà, penso che sia il cognome, e c'è un'anima che dice dove sei? E dice ferma Stragio, questo qua è il tuo papà, dice ferma Stragio, ferma quella cosa lì che stai facendo, che non ti porterà da nessuna parte, insomma, oltre altro odio, soldi, eccetera, eccetera. E ti dice dai che sei giovane, ti trovo lì, io ti vengo a trovare quando posso, e cioè forza e coraggio, insomma. E dice mi aveva prima dimesso, mi avevano dimesso, cioè la problematica lui lì così molto probabilmente che l'avevano dimesso. E lui era sotto in bassi astrali, però fortunatamente ho una guida o un parente, perché più avanti adesso sentiamo una cosa molto particolare, l'hanno aiutato. E dice noi ci saremo, molto probabilmente si riferisce, c'è un parente, c'è un tuo parente, oltre al tuo papà c'è un altro parente, e ti dice noi ci saremo e aiuto, vi danno una mano, vi aiutano. E quindi tuo papà ti dice ordina, ordina, togliete delusa, quindi tira via quella delusione che hai. Lui sta bene, so che ci sono problematiche terrene, lui è tranquillo, è sereno, cerca anche tu di trovare un tuo equilibrio in questa situazione e di non andare avanti a fare quello che devi fare, almeno questo è quello che dice il tuo papà, questo è quello che riesco a capire, poi dopo ognuno, cioè se vuoi andare avanti a fare quella cosa lì vai avanti, cioè se tu sei convinto di andare avanti, però il tuo papà ti chiede di non andare avanti, ecco, insomma. Grazie Gianfranco, grazie, ti mando un abbraccio e un bacio. Ok, fine, andiamo sul mio faccione. Scusate, ma dovevo uscire con questa sessione, se no il tempo si propagava nelle settimane successive ed era un disagio soprattutto per Donatella, che voleva capire se andare avanti a fare una determinata cosa o meno. Il suo papà gli ha detto no, non andare avanti perché sarai delusa, ti porterà a odio, oltre a quello che so io, insomma, visto che comunque ci siamo parlati. E niente, questa è una bella sessione, un'anima in pace, un'anima serena che ha fatto il suo percorso. Dice che prima era sotto, adesso sta bene. E niente, al prossimo video. Partiamo con un'altra sessione. Partiamo con Donatella. Chiede del suo papà, Gianfranco,
detto Franco. Allora, va bene. Se è possibile, Gianfranco, detto Franco, sei qui? Ricordo che non riesco a sentire tutte le interazioni. Mi pare di aver capito che ci sei. Allora, Gianfranco, ti chiamo Franco, non sei un amico. Mi ha chiesto il contatto tua figlia Donatella, ho parlato un po' con lei e ho visto che è una donna molto forte e sta combattendo per una determinata cosa e quindi ti fa una domanda molto particolare. Vorrei, se è possibile, chiedere a papà se le mie sensazioni sono reali. Poi ti chiede se tutto quello che sto facendo va bene. Va bene, ti chiede se hai bisogno di qualcosa, se stai bene. E dice che gli manchi tanto. Adesso ti do ancora altre due possibilità. Una è ti chiedo se sei nella luce. Va bene? E vuoi mandare un messaggio a Donatella? Ok, mi raccomando, fate parlare solo Franco, Gianfranco. Franco, ti do un'altra possibilità. Se vuoi mandare ancora un ultimo saluto a Donatella, una donna molto forte, combattiva, ne ha passate tante. E ti ringrazio in anticipo per la conversazione che stiamo avendo. Grazie Gianfranco. Grazie, ti mando un abbraccio e un bacio.